Oggi protestiamo contro il PDL regionale che rimanda alle province tutti i centri per l'impiego e il personale. Cosa succederà? Le province non potranno assumere, qualcuno è fuori patto, non potranno sostituire neanche le cessazioni. Per giunta la Regione Lombardia viola l'accordo siglato in Stato-Regione il 28 gennaio che stabiliva che erano le regioni a dover sostenere gli oneri di funzionamento. Questo non succederà perché nel PDL è scritto che le province dovranno utilizzare tutta la strumentazione in loro possesso, quindi computer vecchi che sono stati regalati da altri enti pubblici che invece di rottamarli li hanno regalati alle province. Questa è la situazione dei centri per l'impiego. Cosa c'entri questo col progetto del governo che parla di un potenziamento dei centri per l'impiego? Perché tutta una serie di operazioni dovranno essere fatte proprio, svolte proprio dai centri per l'impiego, che ne sarà della condizionalità, che ne saranno dei colloqui di orientamento. Cosa succederà di questo famoso salario che dovrà essere dato a coloro che non hanno un'occupazione? Chi lo farà? Ci viene un dubbio, saranno i privati? Beh, ovviamente laddove c'è l'esercizio di un diritto come in questo caso non possiamo mancare. Questa è un'iniziativa importante, un'iniziativa unitaria, chiediamo al Consiglio regionale prima di varare la legge che non solo ascolti le giuste rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici di questi settori, le giuste rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, che si scelga la strada del dialogo e del confronto per arrivare ad una soluzione condivisa. Se si sceglierà altro non ci fermeremo, perché l'affermazione di un diritto universale dei lavoratori, che siano essi assunti o precari, è un diritto che non può venire meno, mai e nessuna ragione.